Ben ritrovati cari amici della Sergio Tumino, sono Emanuele Bestetti, consulente vendite per il marchio Audi. Oggi vi porterò nel futuro con la nuova Audi Q4 e-tron, 100% Audi e 100% elettrica. Andiamo insieme a scoprirla. Che dire, questa nuova Audi Q4 e-tron su strada è veramente sorprendente. Audi è riuscita a coniugare in questo modello versatilità, nonostante i suoi 4,59 m, ha uno spazio interno da categoria superiore. È riuscita a mettere insieme tecnologia, il design inconfondibilmente Audi. Tutto questo su una autovettura nata 100% elettrica. Inoltre Audi ha studiato delle soluzioni intelligenti per andare incontro a quelle che sono le esigenze della mobilità elettrica, come il servizio e-tron Charging Service, che permette di accedere a una rete di oltre 250.000 colonnine in tutta Europa, di cui solo in Sicilia ne abbiamo quasi 700. Con una unica tessera. Questo servizio di Audi vi permette quindi di viaggiare in maniera più semplice, più tranquilla. Non solo, il sistema di navigazione direttamente vi programmerà le soste di ricarica necessarie per arrivare a destinazione. Come in questo caso che ho impostato Roma come destinazione, il navigatore mi fa vedere le tappe di ricarica. Un'altra importantissima novità che Q4 porta con sé è la formula di noleggio Audi Value, che a partire da 499 euro al mese vi permetterà di avere in un unico canone mensile tutto quello che sono i servizi legati all'auto e anche l'installazione di una wall box per la ricarica domestica. La silenziosità di marcia è assolutamente incredibile, come anche la manovrabilità, che in città fa veramente tanto, ha un angolo di sterzata notevole e quindi permette di parcheggiare in pochissimo spazio. Bene cari amici, io spero questo video vi sia piaciuto e soprattutto la guida insieme della nuova Audi Q4 e-tron, perché è stata veramente entusiasmante. Non mi resta che invitarvi nella nostra sede per vedere insieme l'autovettura e per scoprire quelle che sono le formule che Audi ha pensato per la mobilità elettrica. Grazie e alla prossima! Cioè, è una bomba!